Buongiorno, siamo in compagnia di Paolo Sottocorona, meteorologo della Sette, che incontriamo in occasione del seminario di studi Rosso di Seta, bel tempo si sperava, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia. L'occasione è ghiotta per noi della vita scolastica e di scuola dell'infanzia per rivolgere alcune domande a Paolo Sottocorona riguardo alla meteorologia e a su eventuali applicazioni e riflessioni all'interno dell'ambiente scolastico. Oltre a prevedere il tempo, da anni lei fa un grande lavoro di divulgazione sulla meteorologia. Si tratta di un settore dove sono molto radicati luoghi comuni e persino superstizioni. Quale ruolo può avere la televisione nel costruire conoscenze scientifiche corrette? Potrebbe avere un ruolo molto importante perché, oddio, quello di sfatare o confermare i detti, i proverbi, il rosso di sera bel tempo si spera, il cielo a pecorelle, sì, fa parte un po', diciamo, del colore così. Quello che invece sarebbe più importante è proprio avere una esatta percezione, perché questo è una cosa. Qualcosa che deve partire comunque dal basso, dalla scuola, perché partire dall'alto è più difficile. Intanto di che cosa è il tempo, di che cosa è il clima, e soprattutto credo che il punto più importante sia che cosa ci si può aspettare, perché se no si oscilla dal fatto che la previsione è oroculato, quindi bisogna fidarsi ciecamente, allo scetticismo più spinto, tanto non ci azzeccano mai, tanto sbagliano sempre. Siccome la verità anche qui sta un po' nel mezzo, e quindi sapere, io ho un'informazione, perché poi ci può essere divulgazione, ci può essere anche un po' di gioco qualche volta, almeno da parte mia, però è un'informazione. E l'informazione io devo sapere quanto vale, quanto, come posso usarla, cioè sono proprio istruzioni per l'uso, cioè informazioni meteorologiche, informazioni per l'uso. Questo la televisione potrebbe farlo, mentre in realtà molto spesso, quasi sempre, si limita a dare l'informazione, cioè io te l'ho data e poi tu farne quello che vuoi. Invece forse bisognerebbe mettersi un po' dall'altra parte, quando ricevo un'informazione, che valore gli posso dare, come la posso usare, posso cercare di, io questo voglio dire in qualche modo lo faccio, cercare di dare a chi è a casa una chiave di lettura, qualche strumento per capire un po' di più. Insomma, da fare ci sarebbe molto in televisione. Poi, se posso aggiungere una cosa, sono tutti convinti che la meteorologia sia importante, che il meteo sia un momento fidelizzato, come si dice, molto seguito, così, però quando si tratta di dargli tempo al tempo, non ce Non n'è, c'è lo spazio no. E necessario. quindi, insomma. Però lei è anche molto attento a illustrare bene le cartine che si trova alle sue spalle, cerca anche di dare degli strumenti di lettura per cui chi la Sì, guarda possa capire, indipendentemente da quello che lei sta spiegando, anche dalle immagini che giustificano e spiegano il perché di certe certo, affermazioni. e questo è proprio il mio piccolo tentativo, dalla mia piccola posizione, proprio non solo di dirti che tempo fa, ma di spiegarti un po', non dico come faccio io a prevederlo, ma qualcosa del genere, sì, cioè ti do degli strumenti per cui tu puoi capire meglio quello che io ti dico e al momento farti anche una tua idea, magari anche in maniera semplice, superficiale, piuttosto che stare lì e ricevere passivamente. Ecco, è come se il tentativo fosse di rendere il pubblico un pochino più attivo in questo. Io ti do un mezzo, tu lo cominci a usare, poi ti riesce, non ti riesce, mi scrivi, mi dici guarda, questo non lo capisco e quindi tu spieghi delle cose. Se c'è un po' di questo scambio, secondo me è utile non soltanto per gli appassionati, perché in realtà ci sono quelli che sono appassionati di meteorologia, che però poi se la studiano, se la cercano, se la trovano in qualunque posto, poi insomma con internet c'è veramente di tutto. E poi ci sono quelli che pur senza essere appassionati sono interessati a capire un po' di più. E
il tentativo di farlo, sono le famose piccole gocce del mare, però io dico sempre il mare è fatto di gocce, quindi ogni goccia ha il suo peso. Certo, assolutamente. No, è vero che nell'epoca in cui viviamo noi oggi, anche da un punto di vista tecnologico, con i navigatori satellitari e quant'altro, la lettura delle mappe sta arretrando, cioè per quanto all'interno della scuola in realtà riveste un ruolo fondamentale. È vero che però gli adulti hanno imparato, diciamo, in qualche modo a farsi molto guidare da strumenti altri, per cui è più facile farsi raccontare che strada bisogna fare piuttosto che non interpretare una mappa o una carta che si ha davanti, no? In qualche modo. Certo. E invece in realtà nel suo caso perlomeno le carte, le mappe raccontano un insieme di fenomeni che poi vanno a designare una situazione complessiva. E c'è la possibilità con un po' di attenzione, un po' di impegno da parte mia nel rendere delle carte che in qualche caso sono assolutamente tecniche, però imparare a trarne qualche informazione in maniera semplice, quindi non necessariamente con molto uno studio, una preparazione, però voglio dire, come se io ti insegno che premendo questo interruttore si accende la luce e ripremendolo si spegne, tu puoi anche non sapere cosa c'è dentro quel bottoncino, come funziona fisicamente, però impari a usarlo senza sapere come funziona. Questo nella vita moderna è, cioè io sto 8 ore al giorno davanti al computer ma non ho assolutamente idea di come funzioni all'atto pratico, quindi lo usi perché è un mezzo, e questa, anche questa lettura delle carte può essere fatta in questa maniera, senza sapere esattamente tutti i parametri tecnici, però so che quando lì c'è il colore rosso vuol dire che il tempo è brutto, quando c'è il colore azzurro vuol dire che il tempo è buono, cioè, semplificando molto, però è qualcosa che si può prendere e che se io non propongo a casa non sanno. Ecco, quindi l'idea è di dare qualche cosa in più. Certo. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, a cui sono destinate le nostre riviste, sono tante le occasioni che gli insegnanti raccolgono per parlare del tempo, ma raramente queste occasioni sono accompagnate e seguite da approfondimenti inter- e transdisciplinari. Quali altri settori della scienza si potrebbero accostare partendo o arrivando alla meteorologia? Beh, la meteorologia sicuramente comprende e si basa essenzialmente, potrei dire inizialmente assolutamente la fisica, che si può applicare e si può dedurre, perché insomma il passo può essere in un verso, in un senso o nell'altro, e quella è sicuramente la base di tutto. Poi c'è matematica, poi c'è statistica, poi, però direi essenzialmente la fisica. La fisica potrebbe essere una disciplina che trova forse più facile applicazione o spiegazione, perché ora spiegare l'evaporazione e la condensazione in maniera astratta, dicendo la condensazione è il passaggio di stato, no? Io immagino che a un bambino o a un ragazzo gli resti una cosa un po' così vaga, fumosa. Se io questo lo applico al vetro che si appanna, alla formazione della nuvola, è una qualcosa che si vede, quindi magari ti resta l'idea, e questo mezzo mi è capitato, perché ho avuto anche dei contatti con le scuole, scuola media, scuola elementare, addirittura con la scuola materna, che è difficile, è faticosissimo, perché spiegare a un bambino di 4 anni, cioè il vapore acqueo che cos'è, dove va. Però lì, per esempio, facendogli vedere un bicchiere che si appanna, gli spieghi perché, adesso faccio un esempio banale, ma insomma, la mamma stende il bucato bagnato, questo bucato si asciuga. Quell'acqua dove è andata? È diventata l'acqua invisibile. Dice, però c'è, come faccio a fartela vedere? Prendo un bicchiere asciutto, te lo faccio sentire, glielo faccio toccare, senti che è asciutto, poi ci metto l'acqua fredda, lo lascio 5 minuti e il bicchiere si appanna. E quest'acqua da dove è uscita? Era quella del bucato della mamma, no? Certo. Però il concetto di passaggio di stato glielo presenti così, ed è interessantissimo fare questo con le scuole, anche perché da lì, ecco, si parte da una
da dare magari quell'attenzione, quella sensibilità al fenomeno atmosferico che è un fenomeno fisico, e poi il movimento del vento, perché nasce il vento, sono quelle cose che si possono cominciare a presentare in maniera molto semplice anche alle scuole. E direi, ripeto, a parte che nella meteorologia poi c'è un po' di tutto, per arrivare all'informatica alla fine, però credo che la fisica sia quella che meglio potrebbe preparare e che potrebbe essere aiutata nella comprensione da quello che si vede fuori, no? Perché c'è la nuvola, perché Lo dell'anno, toccano con perché mano in piove, qualche perché non piove, modo. insomma, si può fare in modo semplice. Esatto. Fa parte della loro esperienza quotidiana, Certo, quindi perché è qualcosa che vedi tutti i sicuramente. giorni, non è qualcosa, mi hanno detto a scuola che c'è la condensazione, poi faccio la mia vita senza sapere cosa sia, no? Invece in realtà poi si trova tutti i giorni, no? Assolutamente. Oggi si fa un grande uso delle tecnologie. Lei stesso non manca di sottolineare tipologie di carte diverse che utilizza. Ci sono siti o archivi cui sia possibile accedere anche da una scuola? Può suggerircene alcuni? Sì, per fortuna, diciamo, questo è una. Perché io mi ricordo, insomma, qualche anno fa, diciamo, quando non c'era internet, che è un'altra era geologica, che insegnando ai velisti, perché sono velista, quindi facevo questi corsi di meteorologia per i velisti. Tutto però restava teorico. L'unico aggancio era che sui giornali, sui quotidiani, veniva pubblicata una cartina del tempo con le isopare ed era l'unica cosa disponibile per il comune C'è mortale. ancora su alcuni come Su si alcuni trova c'è ancora, solo che infatti. nel frattempo, quindi parlo di, insomma, più di 20 anni fa, nel frattempo, a questo punto io posso contare sul fatto che chiunque ormai, anche dal telefonino, può andarsi a scaricare una mappa meteorologica, quella più semplice, quella più complicata, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente il mezzo c'è e ce ne sono forse troppi, perché se uno si mette a cercare siti che parlano di meteorologia sono troppi. Quindi il problema adesso è filtrare. Sì, poi il problema è tutta la rete, no? Poi effettivamente c'è Certo, troppa questo vale informazione, per ma qualunque, vale per certo. qualunque altra, certo, qualunque altra branca, perché c'è troppo. Ci sono cose, come dire, che hanno sostanza, ci sono cose o portali che hanno solo forma, non dico solo forma perché sembra brutto, ma insomma hanno solo forma. E certo, indirizzi, cioè dovrei farmi una lista, ma quella posso far Se avere, ce li insomma, manda volentieri, volentieri sicuramente. perché E ci saranno sono quelli utilissimi. principali, quelli in cui si trova un po' di tutto, chi è interessato al vento, per esempio, per il mare, oppure quello che, cioè lì veramente si può avere il piatto già pronto, già confezionato, quindi l'immagine dell'Italia col simbolo, con le icone della nuvoletta, del sole e della pioggia, quindi è proprio già tutto confezionato. Oppure, col discorso di prima, delle carte dalle quali in maniera anche abbastanza semplice si riesce a trarre qualche cosa, lì implica che ti fai un po' di lavoro da solo. Quindi c'è tutta una scala di minimo impegno, medio impegno, più impegno a seconda di quanto. Perché poi ci sono i fine settimana, ci sono le vacanze, allora mi voglio vedere, che tempo c'è, me lo posso vedere un po' da solo. Sì, di siti ce ne sono tantissimi, ma voglio dire che poi alla fine con 10 indirizzi si fa tutto, perché gli altri poi sono ripetizioni alla fine in qualche modo. Una curiosità, lei è molto popolare per l'approccio semplice e accattivante. Le capita che le scrivano dei bambini? Ricorda qualche lettera? Sì, anche molti anziani, anche due estremi, Le anche due fasce estremi, per d'età. motivi diversi di solito, però ragazzi sì, mi ricordo l'ultimo un ragazzo, credo 12 anni, 14 anni, no, forse meno di 14. E questa è una cosa che insomma si ripete, voleva sapere come si fa a diventare meteorologi, quindi che studi avrebbe dovuto fare. E quindi io insomma, gli ho spiegato, gli ho raccontato un po' che cosa si può fare, eccetera, eccetera. Lui alla fine mi ha risposto: ah, grazie, così adesso lo posso dire ai miei genitori che cosa voglio fare da grande. E questo è. E se no, a volte, siccome chiaramente internet e quindi diciamo la posta elettronica la usano
già, come dire, in età molto tenera, Certo. e a volte si vede, magari con l'aiuto dei genitori, c'è la curiosità, ma perché succede quello? Ma perché succede quell'altro? E allora sono cose che chiaramente a quel punto spiego a livello di chi me l'ha chiesto, insomma. E in questo, anche con questa esperienza, adesso mi faccio pubblicità, ma insomma, ho scritto un No, libretto per i giustamente. bambini, cioè mirato ai bambini, in cui si rappresenta una storia di un nonno meteorologo che guarda caso, che fa un viaggio con una nipote e incontra la nebbia, il vento, la pioggia, no? Tutto quanto, e la bambina chiede al nonno: ma perché questo? Ma perché quest'altro? E quindi ho cercato di fare questa spiegazione mirata, insomma, 7-9 anni, grosso modo, che però credo sia utile anche per un genitore o per un insegnante, perché ci sono già pronte delle risposte alle domande: perché quella nuvola è bianca e quella è nera? No? Beh, perché cioè, è semplice, Sì, però poi voglio dire, non è così certo. facile Ma anche perché rispondere. Quindi c'è la nebbia la fa il mattina sostegno, perché c'è la quando uno va a nebbia, scuola, insomma, cioè sono cose e molto allora tutta la semplici. storia dell'acqua, che questa goccia d'acqua è sempre la stessa, magari è quella che mi aveva bagnato quando ero bambino, che poi è ritornata, poi è riandata. Allora, cioè, un bambino resta anche un po' affascinato da queste cose. Allora, se gli si presenta questa cosa in maniera un po' fiabesca, anche volendo, no? Significa così stimolare anche un po' la sua Certo, curiosità, che credo sia come sempre, cioè la curiosità è la base di qualunque fondamentale, conoscenza. assolutamente. La ringraziamo molto Grazie e a le auguriamo voi. buon lavoro. Grazie, grazie.